Ciao, io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su Delicious Party Pretty Cure. E ora, sigla! Delicious Party è una bellissima serie, secondo me. E come domanda del giorno, giustamente vi chiedo se vi piace e cosa ne pensate e qual è il vostro personaggio preferito. Come già detto, a me piace un sacco come serie. Come personaggio preferito è molto difficile, perché io trovo che le Cure di questa serie siano davvero molto carine tutte. Ma se devo proprio dire, credo pure Yang Yang, giustamente gialla, perciò a me piace un sacco il cuore gialle. E credo anche molto finale. E ora curiosità 1. Delicious Party è la prima stagione ad avere un narratore che è Miyazaki Yoshiko. È davvero un terreno di combattimento separato, allestito per combattere contro i loro nemici, per proteggere i civili dai danni. 2. L'11 marzo 2022 Toei Animation ha annunciato una pausa indefinita a causa di un attacco hack da terze parti che aveva manomesso il sistema interno dello studio. Successivamente è stato annunciato il 6 aprile del stesso anno che sarebbe ritornata la stagione il 17 aprile. 3. Durante la sequenza del titolo dell'episodio, la tovaglietta floreale ricamata presenta una fonte di energia diversa a seconda di chi è il personaggio principale dell'episodio. 4. Questa è la prima stagione da Kira Kira Pretty Cure in cui le Cure passano ad abiti casual in estate. 5. Questa è la prima stagione da Star Twinkle Pretty Cure a presentare un film indipendente e l'episodio natalizio. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e se non lo siete già iscrivervi al canale per prossimi video curiosità, cosplay e altro ancora. E se volete vedere altri video curiosità vi ricordo che c'è la playlist con i vari video già pronti e fatti, tra cui quelli delle altre serie delle Pretty Cure. Ma continuiamo. 6. In un'intervista ad Anime Edge, il nome di Kokone originalmente doveva essere Tsutsumi o Asami, per abbinarlo al tema del panino. Yufu Kyoko ha anche osservato nell'intervista che la treccia circolare di Q-Spicy dovrebbe assomigliare a una ciambella. 7. Ram condivide il suo compleanno con la sua doppiatrice, Iguki Yuka. 8. Sempre in intervista a Anime Edge, Cure Finale originariamente doveva essere chiamata Cure Gorgos, ma il suo nome è stato cambiato per abbinarlo al motivo del dessert. Yufu Kyoko ha anche dichiarato nella stessa intervista che voleva che Finale sembrasse una principessa guerriera. 9. Amane è la prima Cure Oro del franchising. 10. Compleanni. Cure Precious 31 agosto, che è la festa delle verdure. Cure Spicy 13 marzo, che è il sandwich day. Cure Yum Yum l'11 luglio, che è il ramen day. E Cure Finale il 24 novembre. Il suo compleanno cade il giorno prima del Parfait Day. Se vi è piaciuto questo video vi ricordo di seguirmi e alla prossima, bye bye!